pensiamo veramente che il discorso della canapa possa essere un ritorno al passato guardando verso il futuro, possa essere un bel motore, possiamo creare intorno a questo ragionamento una filiera corta, possiamo creare un po' di occupazione. Abbiamo appena a Roma creato il primo Cannabis Info Point. Cercheremo di far conoscere alla gente la realtà della cannabis che si stanno creando in Italia. Ci sono sempre più persone che vogliono coltivare campi di cannabis, ci sono sempre più prodotti di cannabis, ma la gente non ne sa nemmeno l'esistenza di questi prodotti. Fare in modo, diciamo, che si possa ritornare a coltivare la cannabis nella nostra regione è un'occasione. Dare delle ulteriori possibilità all'agricoltura nella nostra regione, nel nostro paese. Qui stiamo parlando di nuova economia e quindi di green economy, quell'economia sulla quale io credo noi dobbiamo basare e puntare il nostro nuovo modello di sviluppo per uscire da questa crisi. L'esempio della canapa è sicuramente un esempio importante e fondamentale, ha un ruolo fondamentale in questo. Sono Antonino Chianamonte, sono presidente dell'associazione di promozione sociale Il Punto Verde, filiera corta della canapa. La stiamo coltivando in Calabria, la stiamo cercando di coltivare anche nel resto d'Italia insieme ad altre realtà. Giornate come quella di oggi sono assolutamente importanti per divulgare il discorso canapa a 360 gradi e poi per poter, come dire, scendere nel dettaglio e capire bene la legislazione a livello regionale, a livello nazionale, come si sta muovendo. Diciamocelo chiaramente, c'è una profonda ignoranza che è dovuta a circa 50 anni di assenza nel nostro sistema culturale e culturale. La canapa è una risorsa tipica, storica e antica del nostro paese, ma in modo particolare proprio della nostra regione. Siamo i gemelli Bernardini. Settimio sta in questo momento sta facendo un'azione di decanapolizzazione. Questa è una pianta che viene su molto rapidamente, dai 3 ai 4 mesi è pronta per dopo la macerazione la decanapolizzazione. È la separazione tra il canapolo e la fibra. Questi sono i vecchi attrezzi che i nostri nonni hanno usato per secoli. Ho scoperto un bel po' di cose e ho cercato di capire quali sono i tasselli importanti per intraprendere anche un percorso imprenditoriale e vorrei cercare di capire meglio come funzionano tutte le leggi e le normative vigenti in questo momento. Siamo qui per sensibilizzarvi all'approvare la legge sul ripristino della coltivazione della canapa. Occorrerebbe la legge, quella che se ne parla e famola. Un grande paese moderno deve capire in termini strategici che ha bisogno di un patrimonio di terre agricole da lasciare a futura memoria per sempre all'agricoltura, cioè non vanno venduti i terreni pubblici. Castel di Guido, se lo si ritiene, Gino, l'Arsia può essere uno strumento di coordinamento, di regia, di fare i bandi, di metterli a... E che ci vuole a prendere 200 ettari, 100 ettari, li mettiamo... li destiniamo a questa produzione e speriamo che questa volta sti politici sembra che fanno sul serio. Io l'ho preso in parola e questo tra qualche mese ci sapremo i risultati. C'è una disponibilità di tanti deputati e senatori che su questo tema hanno una sensibilità e una voglia di superare dei stereotipi che nel XXI secolo sono veramente incomprensibili. Io credo che noi questa legge possiamo entro quest'anno approvarla in commissione e in consiglio regionale. Questo è un impegno che possiamo prendere. Non ero assolutamente informale di tutto ciò, mi si è aperto un mondo. Arrivare e riportare la canapa sul nostro territorio tramite lo sdoganamento della canapa, proprio in tutte le sue forme e in tutti gli aspetti. Ci interessa poter diffondere tutti quelli che sono gli usi e i possibili utilizzi. Siamo
siamo l'unico ristorante della provincia di Viterbo e del Lazio che facciamo un menù completo alla canapa, quindi con farina di canapa, dall'antipasto al dolce. E oggi siamo venuti proprio a rappresentare la nostra azienda e tutta la linea produttiva, tutto il paniere dei prodotti che vanno dalla pizza, pane, pasta, così via, a base di canapa. Per noi è una cosa nuova, veniamo da Canepina che prende il nome da canapa, per cui è un valore storico aggiunto l'utilizzo della canapa in cucina. La cultura della canapa, potendo rientrare nell'avvicendamento come cultura diversa dal frumento duro, tenere e così via, allora sì che diventa una cultura importante per l'avvicendamento. È una cultura estremamente flessibile. È un vantaggio, però anche qui bisogna vedere bene quali di queste produzioni poi sono sostenibili, pensando sempre a un discorso economico. Il seminario della canapa di oggi, a mio avviso, è stato estremamente positivo perché ha messo insieme diversi attori di tutta la filiera, dai ricercatori come lo sono io fino ad arrivare al consumatore. Qui vediamo, siamo a pranzo, a mangiare tutti i prodotti di canapa. L'obiettivo è quello di combinare la fitodepurazione con delle colture di interesse commerciale che possano essere adoperabili per le filiere no food e che abbiano un'elevata resa in biomassa. Sembra proprio che ci sia, che la canapa abbia un sistema di trasferimento dei metalli pesanti che trasporta i metalli pesanti dalla zona radicale alla zona apicale. La canapa è in grado, insieme ai microorganismi, di ridurre dal 30 al 50% i policlorobifenili presenti nel terreno. Probabilmente i tempi sono maturi per reintrodurre la cultura. Ho visto c'è un forte interesse anche nell'ambito politico e finora, come sappiamo, erano le leggi soprattutto che bloccavano la coltivazione e la diffusione della canapa. Serve semplificare, linearizzare. E proprio per riuscire a fare questo, per la prima volta Ministero della Salute, Ministero degli Interni, Dipartimento Antidroga, Ministero dell'Agricoltura, Ministero dell'Ambiente si sono seduti tutti insieme a un tavolo e hanno deciso di andare avanti per una strada univoca. Abbiamo l'esigenza che si arrivi alla consapevolezza che l'agricoltura è il settore più impattante sui cambiamenti climatici, è la voce più importante e non possiamo che cercare degli accorgimenti per un modello più sostenibile, intervenendo però dalla propria casa, cioè dal proprio territorio, partendo solo dal proprio piccolo si può cambiare il globale. Prima cosa, avere a disposizione tutti gli strumenti scientifici, cioè sapere dove si può coltivare, dove non si può coltivare, mettere in rete questo. Io credo quello che sta facendo Canapa Live, quello che sta facendo Assocanapa, cioè le associazioni di produttori sono utili, la regione dovrebbe anche dare una mano a creare questo clima di creazione di reti. Ecco, quindi l'obiettivo è ridare veramente in mano ai produttori un po' il loro futuro. Mi auguro che dal 2016 molti agricoltori possano di nuovo coltivare la cannabis sativa, cioè la canapa che serviva una volta per fare le fibre, quindi per le lenzuola, quella che si regalava nei matrimoni, con una prospettiva chiaramente nuova. Noi di Copagri, insieme all'Università della Tuscia, all'Associazione Canapa Live, all'Università Agraria di Torfe e dell'Umile, stiamo lavorando per questa costituzione di questo tavolo, che speriamo che un domani diventi anche un consorzio della canapa del Lazio, che ha come obiettivo di dare delle risposte sia occupazionali che nel rispetto dell'ambiente, nel settore dell'agricoltura, e che noi nel Lazio è il nostro punto di forza. È stata sicuramente una manifestazione epocale, perché avvia il volano per tutte le prossime attività relative all'industria della canapa. Sono molto orgogliosa di seguire questa attività, soprattutto in agricoltura. Quest'anno facciamo quasi 300 ettari in tutto il sud Italia. Questo impianto trasforma il canapolo in centinature diverse a seconda della richiesta del cliente.
Spero che le istituzioni si sensibilizzino sul fatto di usare canapa invece che pioppi per l'uso della carta e che aprano una ricerca seria sul fatto di fare un polimero interamente italiano. Sono molto soddisfatto di quanto è avvenuto oggi, già solo 2 mesi fa era quasi impensabile riuscire a fare qualcosa del genere. Le difficoltà sia per presentare le diverse proposte di legge tra la Regione e la Camera dei Deputati, che mi ha visto diciamo con onore partecipare come consulente per più gruppi politici alle modifiche dei 3 testi che poi oggi hanno portato al testo unificato adottato in commissione. Che cosa può fare una legge nazionale sulla coltivazione? Ecco, noi quello che abbiamo tentato di fare è innanzitutto, chiaramente avevamo 3 testi all'esame della commissione, siamo arrivati a un testo unico che è stato approvato in commissione alla fine di marzo. Noi oggi stiamo guardando al futuro di una coltura in cui siamo stati l'eccellenza, quindi mi sembra evidente che stiamo guardando avanti e per fare questo dobbiamo chiaramente essere memori delle radici che abbiamo. Dove vogliamo arrivare? Arriveremo localmente, l'unica esperienza che c'è nel Lazio quest'anno sono le coltivazioni che stiamo facendo con le università agrarie e quelle che sta facendo in proprio Canapa Live, per un totale di 15 ettari destinate alla produzione alimentare, con il quale trasformeremo la granella prodotta in olio, farina e tutti i sottoprodotti, iniziando la commercializzazione di un nuovo ma antico prodotto tipico dei Monti della Tolfa. Sul discorso dei terreni, l'utilizzo dei terreni, ma io sono perfettamente d'accordo, ma se c'è una legge regionale, Riccardo, che dice che dopo 10 anni di non utilizzo dei terreni, gli stessi non possono essere ricondotti all'originaria destinazione, come facciamo? Di più, in ZPS, che è dove siamo noi, il termine è 5 anni, cioè se io per 5 anni non coltivo un terreno, diventa prato permanente, non posso più farci niente. Io mi assumo le mie responsabilità, io ho fatto lavorare un terreno che erano 8 anni che non veniva lavorato un terreno, 60 ettari, ottimo terreno agricolo, io l'ho fatto lavorare senza niente, cioè venitemi a dire qualcosa, devo sfamare i cittadini di Tolfa. Io lo faccio, mi assumo pienamente le responsabilità. Grazie a tutti e viva la canapa! Chi c'entra dentro non esce più!